saluto i miei amici terrapiattisti, terrapiattati, che ci vuole il Fraccon Systems qua che tira un po' su da sto piattume, perché io ho l'elettroencefalogramma piatto, che non è positivo, no? Lei conferma, perché non mi sono messo il maglione, guarda, che fa una specie di elettroencefalogramma un po' più vivace, no? Allora vi dico così simpaticamente delle cose, no? Per cercare di attrarre l'attenzione su questo fatto, questa diatriba terra piatta e terra chiatta. Chiatta, perché no, quella tonda sferica è chiatta, se quando uno è cicciotto quel tondo è chiattone, no? Ma perché vi arrabbiate che state sempre a discutere, no? Così a me, per esempio, mi stanno più simpatici i miei amici terrapiattisti. Io so chiattone piatto di cervello, però sferista di terra, no? Mentre quegli altri loro gli piace la terra piatta, però sono simpatici, hanno il cervello frizzante, no? Infatti se domandano, sono di solito complottisti, pure io sono complottista, anche se il nome in realtà definisce un'altra situazione, no? Sono quelli che fanno i complotti, no, complottisti per definizione, cioè per come gergo si dice uno complottista quando va contro i complotti, però è sbagliato il termine, è tutto un casino qua, non si capisce niente. Non ci passiamo sopra, comunque io vado contro il sistema, gli abusi, tutto il coso, però mi fermo dove non vedo l'evidenza, quindi mo perché ci stanno quelli che ci comandano, magari comandati dagli Elohim, tutto quello che te pare, però ciò non significa che la terra deve essere sferica, prima di tutto non è piatta, se mi sono sbagliato, cioè c'è il programma piatto, io mi sbaglio, non capisco quale dovrebbe essere sto vantaggio di avere la terra piatta, cosa che poi non, per assonanza con le cose che vediamo non è così, no? Perché il sole è tondo, lo dite voi, che è una palla di 50 km di diametro, la luna pure è sempre piccoletta, poi ci stanno i Veda che pure parlano di altre cose, l'universo, la tartaruga che contiene sopra, un macello di roba così, no? Pure loro parlano il Monte Meru, insomma un sacco di cose che con l'astronomia normale non c'entra niente, no? Invece a me piace, anche se sono vedico, mi piace più guardare come stanno le cose. Certi poi dicono che il sole non è tondo, quelli dei terrapiattisti, è una sfera che cambia l'inclinazione, poi però la forma viene distorta perché rimbalza sulle fasce di Van Allen, tutta una cosa che poi un macello, fasce di Van Allen, torri d'Italia, ognuno la dice per conto suo, ma ognuno può dire quello che gli pare. Quello che è importante è la fisica, ma diceva la fisica, ti hanno insegnato la fisica e quindi tu ci credi. No, io credo alle cose ripetibili, cioè quando fai un esperimento è scientifico se è ripetibile. Una legge fisica è fondata su un nesso matematico, fai un'equazione, fai una formula, quella formula ti dice che quella cosa la puoi quantizzarla come numeri. Ah, quantizzarla è bello poi come parola, puoi quantizzarla, puoi trovarne un'evidenza, puoi tracciarla, poi insomma puoi averne la conferma, perché puoi fare anche sulla carta un modello matematico che poi riproduce gli eventi fisici che si hanno nella realtà. Quindi c'è una bella differenza da cominciare a dire la cupola magnetica, ognuno può dire quello che gli pare, polo positivo, sì, certo c'è sta il polo positivo e il negativo, ma la cupola, che qualcuno mi porti un pezzetto di cupola, ah vabbè, ma non è fatta di plasma, è fatta di elettromagnetismo, sì, ma dove sta? Non se ne vede, non c'è sta. Andiamo ai bordi, no, non ti fanno entrare i complotti, le cose così, no, ma non torna, questi calcoli non tornano. Vi faccio un esempio, io posso dire, no? Che faccio tante cose, allora posso per esempio, io faccio il dentista, no? Dice, come la sa la fisica, no? Ho studiato pure la medicina, ho fatto medicina, pure ho studiato la fisica, non sarò bravissimo, un pochetto ci capisco, però mi rendo conto che quelle cose hanno riscontro. Ad esempio, se tutti possono dire quello che vogliono, no? In questo discorso, se io ad esempio vi faccio vedere questo caso bellissimo, non ho messo questo perché ci vuole la difficoltà di montarlo, no? Allora ho montato questo caso, ho preso tutte le foto che io faccio sempre di routine ai miei pazienti e nel tempo, in tanti anni, non mi ricordo 10 anni così di cura, questo praticamente faccio vedere dall'inizio alla fine e l'ho montate in sequenza col morphing. Dice, hai ritoccato le immagini? No, l'ho solo centrate, le immagini sono vere, centrate, e poi ho fatto il morphing. Dice, hai ritoccato? No, il morphing è un programma che per comodità e per snellezza e bellezza di immagine
fa vedere il passaggio da un'immagine all'altra, facendo una sequenza gradevole alla vista. Ciò non significa che quel caso non sia reale, e la realtà e la testimonianza del caso reale si ha prendendo il paziente e guardandolo come sta adesso. Se è così, significa che fra consistence, cioè io, Maurizio, dice la verità. Però sono un pallonatore. Perché dico questo? Mi riferisco a quel video di Brian Mullin, non so come si chiama, che manco lo conosco, perché ho sentito un po' mentre lavoravo, io sento i video mentre lavoro, no? Perché sono multitasking, lavoro, io sento, zitto, che me non mi fai sentire il video, io faccio così. Vabbè. E allora ho visto che me l'hanno mandato il mio amico Luca e Walter, in base all'altro video che è questo qua che ho fatto sulla perché la ISS non piglia fuoco, cioè la Stazione Spaziale Internazionale, no? E ho spiegato, per quello che conosco di scienza, perché questa non piglia fuoco, la cosa mi sembrava carina. Loro mi hanno detto: no, guarda di questa cosa, di questo scienziato qua che non so cos'è, chi è, manco lo so. Però, vedi, si dicono mezze verità. Allora, queste le mezze verità sono peggio di una bugia, perché ti inducono a credere delle cose in base a dei dati di fatto che sembrano pure spiegabili e pure forti. Allora tu credi a quelle mezze cose, e poi però le altre sono fregature che inficiano la verità. Quindi una bugia magari è facilmente svelabile, la mezza verità è più difficilmente svelabile. Allora, in questo video lui all'inizio comincia a dire: però vedete, sono le immagini delle stazioni spaziali, degli astronauti e tante altre cose sono ritoccate, eccetera, così. Se ci riallacciamo al mio video del morphing, pure il mio video del morphing era ritoccato, ma ritoccato solo nel senso, ho fatto il morphing, magari l'immagine era più grande, l'ho ridotte tutte alla stessa grandezza, ho ritoccato, ma non ho ritoccato l'essenza, non ho ritoccato la verità, ho ritoccato solo la fruibilità dell'immagine, in modo da poter essere vista meglio. Quindi la verità è preservata. Se poi magari fraccolne come dentista per farsi bello, e non succede, però facendo un esempio per riallacciarmi al discorso, mette le immagini sue con un busto, oppure fa un fotomontaggio, vediamo, fra 100 casi che mette, vai un po'. Scusate amici, mi ha telefonato, io faccio col cellulare della mia compagna, i video li faccio così, mi ha telefonato un operatore Sky, Gianluca, ciao Gianluca, sei simpaticissimo. E allora la mia compagna, forse perché gli piace il mio video, ha detto: non ci interessa, se vogliamo le cose noi ce le facciamo da sole. Io ho detto: oh, calma, che questo sta lavorando, sto ragazzo. Lui che ha sentito questo ha detto: è vero, noi stiamo lavorando, e lui credeva che io sono così abituato, poveracci, a che la gente gli rimbrotta contro, che non ha capito che io lo stavo difendendo. Ha detto: noi stiamo lavorando, ma era stato gentile. Io ho detto: no, guardi, la sto difendendo, lei tra l'altro è molto gentile, io sto apprezzando il suo lavoro, non è colpa sua che lei sta anzi avvisando di un'offerta, che è pure un'offerta buona. E praticamente è nata un'amicizia, si vede subito fra due persone corrette l'amicizia, e così dovrebbe essere pure fra i terrapiattisti e i terradondisti. Amici, si scambiano opinioni, se non sei d'accordo, se rispetti l'opinione altrui, senza, invece si vede sempre lo scambio di cattiveria. Quindi Gianluca, io te vorrei proprio come amico, perché sono bastate due parole per una persona forte, va bene, quindi grazie. E va bene, continuiamo questo discorso. Vedete che se anche Fraccolne avesse messo questo suo mezzo busto, o avesse fatto degli spot pubblicitari, o avesse magari alterato una bocca di una facendo vedere due canini, ciò non significa che le cose vere erano vere. Cioè, metti che Fraccolne vi fa vedere mezze cose che pubblica vere e mezze cose non vere, ciò non significa che quelle non vere fanno sì che quelle altre vere non sono vere. Non so se si è capito che io parlo strano, cioè encefalogramma piatto. Quindi, se anche magari sono stati fatti dalla NASA dei fotomontaggi per farsi pubblicità, ma per dire che sono forti, o per farsi da più soldi, per i quali si usano per esempio l'aereo 7667, perché scende in caduta libera, poi risale, vira, per fare la gravità simulata,
ciò non significa che non ci stanno, non c'è la ISS, perché magari ha voluto fare più pubblicità, no? Si capisce questo discorso? E poi invece tanti terrapiattisti vanno a cercare sempre le immagini finte, che tante volte non sono finte per niente. Per esempio, fanno vedere certe volte che c'è la goccia d'acqua che cade dietro a un'immagine della ISS, dice non c'è la gravità, non può esserci questa goccia, però magari in quel caso c'era una cosa d'aspirazione, perché non può andare in giro l'acqua così senza gravità, c'era una cosa d'aspirazione per cui l'acqua viene attratta, boom, e va giù e simula la gravità. Perciò vedi, loro danno certe, dicono certe mezze verità per spiegare le cose, dicono no, non c'è la gravità, ma quello è, è un'altra cosa fisica che spiega quel discorso. Quindi mettiamo che sulla Luna non ci sono andati, che hanno fatto, che si vede bene tante cose che hanno fatto col palcoscenico, con tutto un set cinematografico, sì, quello potrebbe essere finto, però magari potrebbe essere vero che una volta ci sono andati, non lo so, io non lo so, però, voglio dire, non è che queste sono dimostrazioni. Mentre le dimostrazioni scientifiche si possono fare in base a quello che dice, per esempio, questo video di Mulling. Lui dice, come può essere che se ci stanno, e se l'atmosfera, cioè, è così rarefatta, no? Nella termosfera c'è sta un miliardesimo di densità rispetto a quella della troposfera dove stiamo noi, come può essere che un termometro possa misurare la temperatura? Perché la temperatura, giustamente, si riscalda, no? Il mercurio, quelli vecchi, no? Ma adesso non ci hanno pure vedato questa cosa del mercurio. Come può essere? Lui dice, come può essere che si misura la temperatura nello spazio? In effetti la temperatura nello spazio, se tu prendi un termometro, non è che misuri la temperatura dello spazio, misuri la temperatura del termometro, perché quello viene riscaldato. Lui dice, per esempio, per irraggiamento, che questa è la cosa importante, per irraggiamento, perché il calore si trasmette con conduzione, convezione, irraggiamento. Nel vuoto si trasmette per irraggiamento. Perché si trasmette per irraggiamento? Lo sai, tu sei ingegnere, questa io sono medico, gli devo spiegare all'ingegnere le cose. Perché ogni corpo, no? ogni molecola, ogni atomo, emette delle radiazioni elettromagnetiche tramite i fotoni. Vai a fatti fotoni. Emette, c'ha uno spettro, eh? Per esempio, c'è pure l'onda visibile, lo spettro visibile, queste radiazioni sono forti, che uno può vedere, ma non è che se non lo vedi non emette radiazioni, c'è l'infrarosso, per esempio. Lo si scalda, no? Le stufette, così, che quando per esempio c'è, avete visto la lampadina, quando raggiunge tipo, mi sembra, 1000 gradi Kelvin, così il coso di tungsteno, il filamento di tungsteno, dalla radiazione dell'infrarosso cominciamo a vedere anche la parte del visibile, quindi vedi la lampadina quando arriva a 1000, insomma, cioè, gradi Kelvin. Gradi Kelvin poi è forte, perché gradi Kelvin t'esprime, è una delle sette misure del internazionali, no? Quindi t'esprime lo zero assoluto. Lo zero assoluto, che mi sembra è 273 gradi Celsius, che il delta è lo stesso, però quello, il gradi Celsius è più a portata di umano, perché ti esprime un po' le cose dove vivi, la temperatura dell'acqua, del ghiacciamento, a 0 gradi e 100 gradi ebollizione, sempre a seconda dell'altezza, della pressione. Questa, no, ma sei troppo scientifico, ma di come parli? C'è l'elettrocefalogramma piatto, che devi pensare? No, mentre quello ti esprime lo zero assoluto, ma lo zero assoluto sarebbe praticamente, ti esprime che meno di quello non si può avere, perché che cos'è questa energia termica? Cos'è? È la vibrazione di queste molecole, no? Infatti più vibrano, più se danno urti, tant'è vero, un gas quando lo surriscaldi è correlato con la pressione, vibra, tutte se danno urti, vogliamo, perché una cosa è una molecola che fa così, quando si scalda assume energia, no? Col calore, che è una trasmissione dell'energia. Quindi come si trasmette l'energia? Col calore, quindi tramite convezione, così, è una trasmissione di energia. L'energia è termica, cioè è la capacità di muoversi di queste molecole, giusto?
Quindi fanno tutto, quando vibra tanto, si sbattono. Quindi la pentola a pressione, no? Se tu la metti sopra comincia a sbuffare, la devi tenere proprio chiusa, perché queste vogliono uscire, vogliono espandersi. E infatti nello spazio, nella stratosfera, eccetera, hanno raggi d'azione, una molecola, un atomo che poi è allo stato ionizzato, perché proprio là se disgregano, perché non c'è nessuno che gli dà altri urti, quindi sono liberi di urtarsi, di muoversi, quindi hanno grandi spazi vuoti. E loro, sta una cosa come la particella di solido dell'acqua che facevano così, c'è nessuno! La particella d'esodio, quella che hanno liberato gli alieni nello spazio, perché prima stavo in una bottiglia oligomineralissima della navicella della ISS, e poi quelli della NASA, una mezza verità, guarda che NASA che sta passando, questa alia, perché so, amici, sono combutta con quelli della NASA, mi hanno liberato, ho detto questa particella d'esodio è troppo brava, le sa le cose, allora mi hanno messo nel vuoto e mi hanno fatto sperimentare che nel vuoto non c'è la temperatura, è vuoto, la temperatura è un concetto legato alle particelle, io posso avere una temperatura, ma dove lo trovo un termometro grande come me? Non esistono i termometri piccolini come questa particella, c'è nessuno, no, non esiste, per misurare col termometro ci vuole un termometrino piccolo, fatto di altre particelle, non ci stanno, come si fa allora? C'è il concetto di energia cinetica, della singola particella, e quindi la temperatura cinetica, che non è una temperatura misurata col termometro, ma è la stessa capacità di vibrare di una particella, come se fosse a livello del suolo terrestre. Quindi questa vibra perché abbiamo una quantità di energia incredibile che non è portata a noi con la conduzione e con la convezione tramite il riscaldamento, no, proprio per niente, è portata a noi tramite le onde elettromagnetiche provenienti dal sole, che ci infondono tanta energia, quindi io vibro e c'ho tanto spazio per vibrare, non ostacolato da altri colleghi particelle come me, perché stanno belli larghi, ognuno va ai cazzi sua, non ci diamo fastidio, quindi niente conduzione, niente convenzione, molto rarissimissimissima che venga a contatto con qualcuno, rarissimissimo, però invece molto irraggiamento, quindi mi arrivano tanti guanti, e io mi posso scaldare, non è come quando stavo nella bottiglia d'acqua che c'avevo un sacco di altri colleghi particelle come me che mi rompevano le palle, adesso io sono libera di andare e di vibrare, vibro quanto cacchio mi pare, hai capito Miulin, ciao Miulin. Lo spazio, tu quando c'hai queste cose devi misurare, cioè non è che misuri il vuoto non puoi misurare l'energia termica del vuoto, non c'è niente che vibra, lui è di per sé, non si misura, è vuoto, non c'è niente, niente non è che lo puoi misurare, tu misuri le particelle. Ovviamente se c'hai il termometro, quando ti arriva per il raggiamento, ti arrivano dei raggi, dei fotoni. Delle onde elettromagnetiche, che sono una quantità di energia discreta, in che forma? Di corpuscolo onda, perché grazie a Planck, bravo Planck, Max, il massimo, ti arrivano delle particelle che hanno doppia proprietà, sia del corpuscolo, e quindi possono viaggiare nel nulla, e sia dell'onda, perché l'onda è una questione di trasmissione di energia, no? Come quando butti in un laghetto piatto, butti una cosa, si muove nella superficie, le particelle si trasmettono una da dei colpi all'altro e trasmettono un'onda, che di per sé non è che esiste niente. No, perché poi c'è sta pure la cosa, la formula E. Energia uguale, mi stava venendo veramente la starnutina, sta a fare la scena, è uguale alla costante di Max Planck per la frequenza, quindi queste parti che poi si mette d'accordo tra Einstein, no, la quantità di energia e la lunghezza d'onda, la frequenza, che sono tutti connotati delle onde elettromagnetiche, è forte, però c'è sta costante di Max Planck. Che cacchio è la costante di Max Planck? Questa sta a significare che l'energia è discreta, cioè questi pacchetti sono quantizzati per quello quanti, sono, non possono essere un po' di più, un po' di meno,
è proprio quantizzata, sono dei fotoni, dei pacchettini, può essere uno, due, tre, questo è della costante di Max Planck. Secondo me sta costante di Max Planck è proprio l'energia insita nella minore forma, che poi è 6, non me la ricordo, vabbè, non me la metto qua, per 10 alla meno 34, sì, è molto piccola, però si tratta di una particella piccola piccola, capito? E questa energia è quanto di meno non può avere la particella, tutto il resto è ciò che può assumere dagli altri in forma di trasmissione di energia, cioè se tu gliela infondi questa energia, gliela infondi a questa sostanza. Quindi si è visto che queste particelle, per quale motivo, pure il salto quantico, no? Possono stare a vari orbitali, pure gli elettroni, emettendo fotoni, ma tutto un campo là di fisica quantistica molto affascinante, molto lungo, che io sono dentista, non è che posso stare qua. Però dico questo solo per fare un quadro della situazione. Il quadro è che Mullin, non so come si dice, lui dice che l'energia va dal più caldo giustamente al più freddo, e se tu metti una tazzina di caffè in un ambiente freddo, questa non potrà che raffreddarsi. Questo è vero. Però c'è pure da dire che non ha mica detto che se tu gli mandi un raggio laser, quella si surriscalda di nuovo, pur lasciando intatta la temperatura dell'ambiente dell'aria. Quindi questa è una mezza verità, perché lui fa l'esempio che come fa a riscaldarsi sto termometro se nessuna, le particelle sono così rarefatte che non possono dare tantissimi urti al termometro per riscaldarlo. E lui non tiene conto di una cosa importantissima, che è l'irraggiamento è la forma di dispersione delle particelle elettromagnetiche che si hanno quando uno contiene troppa energia, e quindi la disperde con questi fotoni, con corpuscolo onda, emana, e per irraggiamento riscalda quegli oggetti, quella massa con cui viene a contatto, fino a che non ha becca. Per quello che le radiazioni dal sole arrivano e passano nel vuoto fino a noi, vanno avanti finché non beccano qualcuno, poi là magari si schiantano con la ionosfera, e la ionosfera viene eccitata dai raggi cosmici, che possono essere fotoni, possono essere protoni, e cominciano a eccitare queste particelle che stanno là nella ionosfera, e che a loro volta emettono altre particelle, altri fotoni, e noi vediamo l'aurora boreale, bellissima, con tutte le luci, così è forte, però secondo me è pure un po' pericolosa. Non state troppo a guardarla, perché qualche radiazione, vabbè che siamo schermati dall'ozono e da altre cose, perché poi l'ozono, l'ossigeno, questi ci riparano più da questi raggi cosmici, no? E mentre magari l'acqua, l'anidride carbonica ci riparano più sono più attivi nello schermaggio della temperatura, degli infrarossi, eccetera. Infatti c'è l'effetto serra, no? Ma tu queste cose le sai che sei ingegnere o non le sai? Volevo fare ingegnere, ma c'ho dentro c'è programma piatto. Allora, Mullin, io ti voglio, perché ho tutta sta storia, però per arrivare un po' al dunque, perché stai di una mezza verità? Perché tu dici, ma non è possibile disperdere l'energia nello spazio. Stai di una mezza verità, perché tu puoi provare a fare qua l'esperimento che prendi una bella campana di vetro, ci metti in varie forme, che, a seconda della tua tecnologia, un oggetto caldo all'interno, poi c'è il vuoto spinto, che non è mai vuoto, però riproduce un po' la situazione della stratosfera, e le pareti della campana di vetro sono fredde. Vedrai che dopo un po' di tempo questo oggetto caldo dentro la campana arriverà alla temperatura delle pareti. Come è possibile, se non c'era nessuna cosa, come dicevi te, che raffredda l'oggetto caldo? Per il irraggiamento. Perché se disperde l'energia vuole la compensazione, cioè questo universo è equo, chi ha di più deve dare a chi ha di meno. Quindi se l'oggetto tiene l'energia, la deve disperdere in qualche maniera, con l'irraggiamento.
Quindi non è una cosa di fantascienza. Lui dice, ma allora se c'è l'irraggiamento, sempre in quel video, come fa alla stazione spaziale a non fondere, visto che la temperatura varia a seconda di chi lo dice, dai 1500 gradi a 2000 gradi? Come si fa? Si fa con l'irraggiamento, perché la parte che viene scaldata si scalda scalda, la parte però dall'altra parte è fredda fredda, quindi si compensano. Le cose si compensano per conduzione. In più le pareti della ISS o non so di che cosa, perché io non ci sono mai stato, giuro, da quello che dicono, però è spiegazione fila, e sono coibentate, c'è sta un bello isolante, per cui la temperatura dell'interno varia da 19 gradi a 27 gradi, e quello può stare con la magliettina, perché pure a 19 gradi si può stare con la magliettina. Poi tra l'altro quando si scalda scalda, perché picchia, perché magari l'orbita è, non lo so come fanno questi qua, però c'è sempre il passaggio dietro il globo terrestre, per cui rimane per un tot di tempo nella zona d'ombra, e là per il raggiamento, che è meno veloce questo irraggiamento della conduzione come dispersione e trasmissione del calore, però quello pure funziona, capito? E quindi si spiega il perché. E gli astronauti, e tra l'altro le pareti della ISS eccetera sono riflettenti, perché il calore quando passa per un corpo, no, cioè quando arriva su un corpo, tanta parte si riflette a seconda della forma della superficie del corpo, per cui se riflette tanto la superficie a te ti appare bianca, perché tutte le onde elettromagnetiche che vanno sul corpo ti rimbalzano, eccitano la tua retina e tu dici, ah, oh, quello è bianco. Arrivano tutte, perché il mischiaggio di tutti i colori dà il bianco. Hai visto la ruota che gira con tutti i colori, poi la vedi bianca quando gira veloce. E invece ti appare nera quando questa superficie assorbe queste radiazioni elettromagnetiche. Quindi i corpi hanno la capacità di assorbire o meno, no? Più le assorbono, più ovviamente si riscaldano, per quello la maglietta calda al sole diventa calda, perché assorbe l'energia elettromagnetica, non solo la parte visiva ma anche quella dell'infrarosso, che è quella che scalda. La maglietta nera e c'è l'elettroencefalogramma piatto, vedi? Però questa sta a sentire, sta guida, però è curiosa, mi critica, però è curiosa, vabbè, mi posso impappire. Però non solo c'è il fenomeno della riflessione, ma c'è pure il fenomeno dell'assorbimento e il fenomeno della propagazione al loro interno, del trasferimento dell'energia. Perciò un tot ovviamente entra in questa ISS, no? Però poi è coibentata, e quindi si spiega il perché delle cose. Poi tra l'altro le tute degli astronauti, a parte che sono tutte schermate eccetera, così riflettono, ma poi hanno un sistema di raffreddamento interno, perché da una parte scalda scalda, dall'altra freddo freddo, è difficile, però la tecnologia umana è riuscita a quanto pare arrivarci, ed è spiegabile dalla scienza. Quindi bisogna spiegare lo spiegabile, ma non che dire delle cose senza basi, bisogna dire delle cose che tu le puoi riprodurre. Allora, così come Fracon Systems fa vedere i casi clinici, tu prendi il paziente, alla fine se proprio non ci credi vai là e lo guardi, alla stessa maniera devi pure sostenere delle cose, cioè devi pure poter sostenere la verità di certe cose. Quando tu mi dici che c'è il montaggio dei filmati, io ci posso pure credere se i filmati sono corti, però siccome abbiamo assistito a dei filmati ad esempio che sono lunghi minuti, tanti minuti, e non sono compatibili col fatto della simulazione della gravità zero con questi aerei in caduta libera, perché sono troppo lunghi, perché la caduta libera dura un tot di tempo e quei filmati a cui abbiamo assistito sono molto più lunghi di quello e non si vede traccia di montaggio. Allora questa è la prova che c'è una verità, ma basta una, basta solo questa prova. Se voi non riuscite a smentire questo, è inutile che andiamo avanti con altre cose, perché poi chi non riesce a smentire cambia discorso e va di palo in frasca. Invece ragazzi, bisogna prima fermarsi su un concetto: c'è qualcuno che riesce a smentire questo? C'è qualcuno che mi sa dire come sto sole pallina di 50 km di diametro possa dare tutta quell'energia a riscaldare in questa maniera incredibile tutto questo? Non c'è nessuno che me lo sa dire in maniera spiegabile, logica, secondo la fisica, riproducibile con equazioni matematiche che sono lì a testimoniare che se tu la puoi riprodurre, perché la puoi anche schematizzare in un'equazione.
capito, fare dei calcoli prima affinché, che ne so, un palazzo regga, fai i calcoli, quindi hai riprodotto, no, un sistema. Se non è così, io comunque voglio bene uguali e non cerco la lite, io cerco solo il capimento della questione. Saluta pure te, che ingegnere, che mi supporti? Fate vedere che brutta sei. Guarda che sei bella, bella, la mia fidanzata. Vabbè, un bacio a tutti, ciao, non litigate, ciao ciao.